Torna dal 18 al 24 luglio il campo missionario diocesano organizzato dalla diocesi di Fano, Fossombrone, Calli Pergola. Una settimana estiva dove un gruppo ristretto di giovani, quest'anno circa 20 a differenza delle 60 degli anni precedenti per via delle norme di contenimento pandemico e provenienti da alcune parrocchie del territorio, vivranno un'esperienza di condivisione, formazione, riflessione e festa in stile missionario. Durante questi momenti di formazione affronteremo il tema un po' suggerito da Papa Francesco attraverso la Fratelli Tutti della fratellanza. La formazione la svolgeremo nelle parrocchie che ci ospiteranno e il tema scelto un po' sulla scia della Fratelli Tutti di Papa Francesco sarà Tessitori di Fraternità. Quella di quest'anno sarà la 41esima edizione e vedrà i ragazzi trascorrere gran parte dell'esperienza a Villa Bassa del Prelato di Fano, guidati dagli animatori e dai sacerdoti missionari, tra cui padre Giorgio Padovan. 4 invece le tappe nelle parrocchie: si inizia martedì 20 a Pergola, mercoledì 21 a Fossombrone, giovedì 22 a Fenile di Fano ed infine venerdì 23 a Calcinelli di Colli al Metauro. Sempre nelle parrocchie con le Caritas parrocchiali cercheremo di collaborare per fare delle piccole raccolte di alimenti destinati poi alle realtà locali bisognose e infine concluderemo il pomeriggio con la messa insieme alla comunità locale. La sera, con i partecipanti al campo, torneremo a Villa Bassa Prelato e apriremo le porte di Villa Bassa per alcune serate per le persone che ci vorranno venire a trovare, in particolare per le serate di mercoledì, giovedì e venerdì. In queste serate faremo dei piccoli momenti di animazione con delle piccole testimonianze, dei canti e il racconto un po' di quello che è la missione, che in questo momento non possiamo andare fisicamente a vedere, a condividere, però possiamo ancora raccontare tutto quello che è stato fatto e condiviso in tutti questi anni dall'ufficio missionario diocesano. Per partecipare al campo è possibile iscriversi dai 17 anni in poi fino a domani 13 luglio contattando i direttori del campo Marco e Martina o i responsabili giovani delle parrocchie. Informazioni e richieste sul sito cmdifano.it. Vi aspettiamo nelle parrocchie che andremo a visitare, nei pomeriggi ci potrete trovare là, oppure nelle serate aperte a Villa Prelato. Ovviamente il tutto rispettando rigorosamente le normative vigenti in merito a pandemia.